con l'alchimia. Il principe tenta di dominare la natura e di imitarne la capacità di creazione. Francesco I aveva voluto concentrare nel casino mediceo di Via Larga tutte le ricerche più avanzate nel campo dell'alchimia e delle scienze applicate. Ma se il principe ricercava la perfezione nelle proprietà spirituali delle erbe, i frati domenicani di Santa Maria Novella avevano dedicato fin dal 1221 le loro ricerche alle proprietà fisiche delle piante. Al di là del portale, nell'antica spezieria, dal 1612 si vendono al pubblico le preparazioni dell'officina profumo farmaceutica, fregiata dal Granduca del titolo di fonderia di Sua Altezza Reale. Nella sala che dà sul giardino era un tempo l'officina farmaceutica simile a quella dipinto nello studiolo. Dal 1848, per la vendita dei prodotti, ormai richiesti in tutto il mondo, viene creata l'imponente sala vendita, ristrutturando l'antica cappella di San Nicolò. La galleria fu aggiunta nell'Ottocento per dare un nuovo ingresso da Via della Scala. Oggi le creme profumate, le fragranti miscele di erbe, i profumi e i celebrati saponi sono prodotti con le stesse tecniche antiche, anche se le lavorazioni sono affidate a macchine ingegnose. Immutata è la cura dedicata a ogni singolo pezzo.